Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto. Ultimissimo video dell'enorme, fantastica, magnifica, ma anche logorante serie The Witcher 3. In questo video ho pensato di portarvi un extra totalmente fatto da me e col cuore per voi, per tutti quei ragazzi che magari mi hanno seguito dal primo episodio, così come da Hearthstone o semplicemente da Blood and Wine, portandovi alla visione di tutte le armature della scuola da Witcher da Gran Maestro. Era giusto dare anche un omaggio e un tributo a tutti questi equipaggiamenti che comunque se non abbiamo mai visto, a cui non abbiamo mai dato peso perché ci siamo concentrati su quelli della Manticora, che era la cosa più nuova. Quindi vi vado a leggere quelle che sono le caratteristiche dell'armatura completa di ogni scuola da Witcher da Gran Maestro, partendo da quella del gatto. Per tutte le armature da Witcher da Gran Maestro vale la stessa regola, ovvero che hanno due bonus diversi. Il primo si attiva con tre pezzi, il secondo si attiva con tutti i pezzi di equipaggiamento disponibili e indossati, ovvero i quattro pezzi d'armatura e le due spade. Con il primo bonus avremo: gli attacchi potenti aumentano il danno causato dagli attacchi veloci successivi del 5% per 10 secondi, per ogni pezzo del 7. Quindi che cosa vuol dire? Che gli attacchi potenti aumentano il danno fatto da quelli veloci, quindi dovremmo alternare potente e veloce, così da avere un bonus complessivo del 30% su ogni attacco veloce di danno in più. In più, a 6 pezzi avremo gli attacchi alle spalle, infliggono il 50% di danno in più e inoltre stordiscono gli avversari a costo di un punto adrenalina. Quindi dovremmo fare attacchi alle spalle, considerato che l'armatura del gatto non è che più leggero, avrà poca difesa, però ci permetterà di fare già tanti critici di per sé. Il critico con questo bonus, e in più i danni se alterniamo veloce potente, come tipo di attacchi, quindi quadrato triangolo, quadrato triangolo. La seconda armatura è quella del grifone da Witcher, da Gran Maestro. Questa armatura di per sé è media, quindi è una buona difesa, ma non eccellente, e si focalizza su quello che è il recupero della stamina per poter eseguire l'utilizzo dei segni, quindi potremo usare i segni più spesso. A tre pezzi, se usi vigore per lanciare un segno in modalità normale, il segno successivo lanciato entro 3 secondi in modalità standard non richiederà vigore. Con tutti i pezzi equipaggiati, la dimensione delle trappole Irden aumenterà del 40%, mentre se in una trappola Irden il vigore si rigenera di 5 al secondo più in fretta, l'intensità del segno del 100% e il danno si riduce del 20%. Quindi un'armatura che si basa sul recupero vigore, in questo caso potremo utilizzare più volte un segno senza attendere che il vigore si ricarichi, e si focalizza soprattutto sull'utilizzo del segno Irden, che una volta creato sarà più ampio come cerchio, ci permetterà di recuperare vigore in fretta. L'intensità del segno raddoppia di potenza e il danno che subiamo si riduce del 20%, quindi una sorta di barriera creata da Irden. La terza armatura è quella del lupo, da Witcher, da Gran Maestro. Anche questa qui è un'armatura media, che ha gli stessi parametri difensivi, se non vedo male, di quella da Grifone, ma che ha delle caratteristiche un pochettino diverse. Ricordo che questa armatura è stata inserita alcune settimane di distanza dal rilascio del gioco come patch aggiuntiva, perché inizialmente c'era soltanto Gatto, Grifone e Orso. Quindi leggera, media pesante. Questa armatura differisce da quella del grifone perché con tre pezzi si possono applicare fino a tre unguenti contemporaneamente sulla spada. Con sei pezzi le bombe vengono lanciate senza ritardo, quindi è un'armatura che va molto sugli oggetti di consumo, bombe e unguenti. Noi gli unguenti non li abbiamo mai usati, ma sono dei buff che andiamo a applicare sulle nostre lame per fare più danni magari a mostri come vampiri o altre creature comunque sia ancestrali e mostruose varie. Però è, diciamo, un ramo che richiede anche un'ottima conoscenza dell'alchimia. Vi ricordo, come avete visto in tutta la serie, che il nostro Geralt è basato sul segno Queen e poi su tutti gli attacchi da guerriero, quindi d'alchimia ne sappiamo veramente poca. Però se vi piace questa alternativa, sappiate che è disponibile. Andiamo infine a leggere le caratteristiche dell'ultima armatura, quella della scuola da Witcher da Orso da Gran Maestro, che in realtà sarebbe stata la nostra armatura per così come abbiamo creato Geralt e utilizzato per tutto il gioco, ovvero va a pompare al massimo il segno Queen. È un'armatura pesante, che quindi avrà il bonus di avere tantissima difesa, ma che magari andrà a intaccare un pochettino quello che è il nostro consumo di vigore. Con tre pezzi, quando uno scudo Queen si rompe, hai una probabilità di generare un altro senza consumare vigore. Il bonus aumenta del 5% per ogni pezzo di questo set. Quindi avremo il 30% di bonus ogni volta che si rompe un segno Queen e ne possiamo attivare subito un altro. Con 6 pezzi il danno inflitto dell'abilità del segno Queen aumenta del 200%. Quindi quando noi andiamo ad utilizzare quella caratteristica che il segno Queen si rompe e fa danno agli avversari quando si rompe, oppure il nemico se ci attacca sul segno Queen subisce a sua volta un tot danno, questa abilità si raddoppia.
Infatti possiamo anche notare poi, utilizzando il segno Queen, come anche esteticamente sia diverso rispetto a quanto visto finora, quindi sarà più intenso il segno, ci saranno più fulmini gialli che lo attraversano e quando esplode farà un botto pazzesco, spaventoso, come avete appena visto, è proprio una deflagrazione tipo bomba. E per ultima nel video, ma non ultima per importanza, la nostra carissima armatura della Manticora. Anche questa, se non c'è scritto, ve lo confermo che è un'armatura da Witcher del Gran Maestro, esattamente come le altre. Armatura che abbiamo indossato per tutto il tempo, ma di cui non abbiamo mai visto con grande attenzione le proprie abilità, anche perché onestamente non l'ho mai usata. Me l'ho portata perché era un'armatura completamente nuova e mi piaceva l'idea di farvela vedere. Comunque sia. L'armatura della Manticora a tre pezzi dice che la probabilità di colpo critico e il danno da colpo critico si applicano anche alle bombe. Con 6 pezzi il numero massimo di cariche per ogni oggetto alchemico aumenta di 1. Quindi anche qui andremo soprattutto a focalizzarci sul fatto che è un'armatura, se non ricordo male, media come caratteristiche. E che dà bonus soprattutto all'utilizzo di bombe. Quindi avremo un oggetto alchemico aumenta di 1, vuol dire che possiamo portare, se non ho capito male, tipo una pozione in più, come i decotti, veleni e quant'altro. In più le bombe avranno la caratteristica di avere colpo critico, quindi faranno danno critico, anche se noi non le abbiamo mai utilizzate in realtà in questa maniera. E alla conclusione anche di questo video extra che vi porto col massimo impegno, con tutto il cuore, anche come ringraziamento veramente verso tutti coloro che hanno avuto modo di seguire questa serie, che già dal primo episodio, beh, un grazie enorme se avete avuto veramente la voglia e la pazienza di seguirmi per 170 episodi, che non sono cosa da poco, ma anche per tutti coloro che magari mi hanno seguito da Heart of Stone, il primo DLC, o anche semplicemente Blood and Wine, o anche soltanto da questo video per la semplice curiosità di andare a vedere tutte le armature da Witcher da Gran Maestro, anche a coloro i quali mi seguono da così poco, da pochissimi secondi, da pochissimi minuti, io dico comunque grazie, perché ogni visualizzazione, anche ogni semplice commento di domande, di curiosità, ogni critica costruttiva mi aiuta a fare qualcosa di meglio, a portarvi qualcosa di più. E sappiate che il motore che fa girare questo canale YouTube per voi è l'idea di potervi portare dell'intrattenimento gratuito, senza obblighi, senza vincoli, senza pagamento di nessun tipo, proprio per quelle persone che magari hanno difficoltà nel concludere un'avventura, per quelle persone che magari possono perdere stimolo se non condividono un'avventura con degli amici, con qualcuno che gli può dare una mano, e soprattutto ancora di più a quelle persone, perché ragazzi, sappiatelo, anche nel 2016 queste situazioni ci sono e meritano il massimo rispetto possibile. Il canale porta intrattenimento soprattutto a quelle persone che non hanno i soldi di potersi comprare un gioco che comunque costa 70 euro, o perlomeno al Day One costava così tanto. Quindi non è da prendere in giro nessuno, né tantomeno di mancare rispetto a nessuno. Questo canale ha anche l'obiettivo e la fierezza di poter dire lo faccio anche per quelle persone lì. Quindi detto anche questo, voglio soltanto dirvi brevemente, lo so che va a noio, però lo voglio dire anche per chiarezza perché non l'ho mai detto qui finora. Ogni episodio che avete visto su questo canale è stato realizzato tramite PlayStation 4 con l'applicazione gratuita Share Factory, che potete scaricare anche voi sulla vostra console. Tutti i video realizzati finora, e sono più di 600 al momento in cui andrò a pubblicare anche questo qui che state vedendo, sono stati fatti con il massimo impegno, le massime capacità e concentrazione. E sono frutto, anche se non sembra, e non ho sempre modo di dimostrarvelo tramite il gioco e quello che il titolo mi permette di fare, di 26 anni di passione, di voglia di giocare, di quella sacra fiamma che brucia dentro e che non si spegne mai, nonostante le mode stupide e infantili, nonostante i momenti alti e bassi del mercato videoludico, nonostante come io stesso possa sentirmi, e
emotivamente, di salute o per tutti i problemi che una persona può avere normalmente nella propria vita, anche problemi economici. Quindi non mi fermo mai e non mi fermerò mai neanche dinanzi a tutti quei deficienti buffoni che nei commenti continuano ad offendere quello che faccio, senza neanche sapere che cosa vado a fare nei video, ma che giudicano a prescindere soltanto perché secondo loro è l'ennesimo canale di gameplay fatto da un ragazzino di 7 anni che fa i video su FIFA e che fa il cretino col microfono davanti alla facecam. Mi spiace deludere tutte queste persone, ma io sono un ragazzo di 29 anni che ci mette veramente tutto l'impegno e tutto quello che ha per fare qualcosa di buono, per cercare di cambiare anche la tendenza dello schifo che sta avvenendo negli ultimi anni nel mercato videoludico del puro uso e consumo. Quindi vi dicevo, utilizzo Share Factory, che è comunque un programma gratuito, per questo estremamente limitato. Però nel corso anche dei mesi ho imparato a conoscerlo meglio, sono usciti degli aggiornamenti che mi hanno permesso di poter inserire fasi come queste di rallentamento, di eccessivo slow motion fino a rallentare 8 volte ogni fotogramma, oppure di poterlo accelerare. Ho cercato di migliorare tagli e altre sequenze, e ribadisco ancora una volta, tutto questo l'ho fatto soltanto per portarvi qualcosa di buono. Quindi non è per fare la parte del cretino, dell'imbonitore o del ruffiano, ma ve lo dico onestamente a testa alta. Se credete che i miei video siano buoni e questa serie vi è piaciuta o vi è stata d'aiuto, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale. Se volete, mettete like ai video e commentate tutto quello che vi passa per la testa, qualsiasi domanda, consigli sul gioco, sono anche qui apposta per darvi una mano, lo faccio molto molto volentieri. Sappiate che così facendo mi aiuterete tantissimo nel continuare a portarvi video, serie complete e giochi nuovi. Non si parla di soldi, si parla proprio di uno stimolo emotivo, di uno stimolo mentale per farmi capire che ci siete, che io faccio tutto questo che va a beneficio di qualcuno. Detto anche questo, anche l'episodio extra si conclude qui. Io vi ringrazio ragazzi, come sempre, di tutto il tempo che finora, e spero anche in futuro, mi avete dedicato e mi dedicherete. Spero di esservi stato veramente d'aiuto nel corso di questa serie, come di tutte le altre che trovate in playlist sul canale, tutte le altre che in futuro verranno. E al prossimo video, alla prossima avventura. Ciao a tutti!